Rifiuti abbandonati davanti casa, l'appello di Nicola. Da diverse settimane, di fronte all'abitazione di Nicola, disabile in carrozzina che vive all'interno di un cortile di via Cheroli, l'immondizia regolarmente differenziata rimane davanti l'uscio di casa. Secondo quanto ci racconta, gli operatori del servizio ritirerebbero solo i rifiuti sulla via principale, trascurando i vicoli, e così ha deciso di lanciare un appello all'amministrazione. Vertice maggioranza, oggi l'incontro. Il confronto chiesto ci sarà, l'alleanza di Greco si mette davanti allo specchio. Oggi, probabilmente nel tardo pomeriggio, si terrà il vertice di maggioranza invocato da più parti. Cancelleri sottosegretario, ipotesi davanti all'ARS. Il nuovo governo nazionale potrebbe regalare indirettamente un terzo parlamentare regionale a Gela. Se Giancarlo Cancelleri dovesse essere nominato sottosegretario ai trasporti, il suo scranno all'ARS si libererà. A prendere il suo posto potrebbe essere l'ex assessore della giunta messinese Chetti Damante, prima dei non eletti nella circoscrizione di Caltanissetta alle scorse regionali di novembre. Al momento però si tratterebbe solo di un'ipotesi che gli uffici dell'Assemblea regionale valuteranno solo all'indomani dell'eventuale rinuncia di Cancelleri. Gli ordini di Rinzivillo vanno condannati. Oltre 90 anni di carcere. Sono pesanti le richieste formulate dai PM della DDA di Caltanissetta nei confronti dei presunti sodali di Salvatore Rinzivillo, ritenuto il nuovo boss dell'omonima famiglia di Cosa Nostra. Navi arcaica. Puntiamo sul Museo del Mare. 2 milioni di euro per il convento delle Benedettine, considerata una somma eccessiva che potrebbe essere destinata ad altre esigenze della città. Questo è quanto dichiarato da Vincenzo Cirignotta, dirigente di Cantiere Popolare, da alcuni cittadini attivi, i quali invece spingono per l'apertura del Museo del Mare. Bentrovati con una nuova edizione dell'informazione a cura della redazione del Quotidiano di Gela. Da diverse settimane, di fronte all'abitazione di Nicola, disabile in carrozzina che vive in un cortile in via Cheroli, l'immondizia regolarmente differenziata rimane davanti l'uscio di casa ed è per questo motivo, in base a quanto ci racconta, che ha deciso di fare un appello all'amministrazione. Pare infatti che gli operatori del servizio si limitino a raccogliere la spazzatura esclusivamente dalla via principale, tralasciando i vicoli. Gerry Italia. La vita di un cittadino diversamente abile in città non è di certo facile. Ogni giorno bisogna fare i conti con le barriere architettoniche, le strade dissestate e spesso anche con l'inciviltà e l'insensibilità degli altri cittadini, i cosiddetti normodotati, che con le loro auto invadono i già pochi scivoli presenti in città. Problemi ordinari con cui molti cittadini in carrozzina hanno imparato a convivere. Ma cosa succede se di colpo alla già lunga lista di impedimenti se ne aggiungono di altri che potrebbero essere facilmente evitati con un po' di buonsenso? È il caso di Nicola, una vita in carrozzina che ogni giorno combatte le sue ordinarie battaglie quotidiane senza mai lamentarsi. Da qualche mese a questa parte, di fronte alla sua abitazione all'interno di un cortile di via Cairoli, la sua immondizia regolarmente differenziata rimane davanti l'uscio di casa. Secondo quanto ci racconta lo stesso Nicola, gli operatori del servizio ritirerebbero solo i rifiuti sulla via principale, trascurando i vicoli. Da maggio che non raccolgono l'immondizia, cioè, e vengono una volta alla settimana. No, e se tante volte ti prendono i sacchi vuoti che non l'immondizia quando c'è vero e proprio. Io pretenderei che si facesse che ogni giorno verrebbero e quando c'è l'immondizia te la prendono e quando non c'è l'immondizia non te la prendono. Invece in questo periodo, da maggio in poi, sta succedendo che non ti prendono l'immondizia. Ho dovuto fare un cartello, come vedi, fuori per dirle che devono essere assidui nel venire a prendersi l'immondizia, perché io la pago tramite tasse, la pagano i miei genitori, ma la paghiamo, e in più loro sono pagati per ogni giorno. Sempre secondo Nicola, capita spesso poi che una volta a settimana i netturbini raccolgano l'immondizia accumulata nei giorni, tutta insieme, vanificando di fatto la differenziata. A maggio tu mi raccoglievi l'immondizia fino al mio... fino alla mia porta, perché ora non me la devi raccogliere? Che poi io pago le tasse per la mia porta, non pago le tasse per le altre porte. E Nicola decide di lanciare un appello all'amministrazione. Al signor sindaco lo ringrazio perché si è interessato più volte, perché io ho segnalato questo caso al signor sindaco. Però dico che dobbiamo trovare una soluzione per avere dei netturbini più efficienti.
È un 41enne romeno, l'autore del pestaggio in Chiesa Madre di un 21enne gelese. La polizia l'ha denunciato alla procura per lesioni personali aggravate. La vittima, gli agenti del commissariato, ha raccontato che nella notte di sabato si era recato in compagnia di altre quattro persone in piazza Umberto I per trascorrere qualche ora. Mentre si trovavano seduti sulle scale della Chiesa Madre, scherzando reciprocamente, il 41enne si era infastidito per alcune sue battute, avvertendolo di smetterla, altrimenti gliel'avrebbe fatta pagare. Dalle parole, il 41enne era passato subito ai fatti, aggredendo il giovane e picchiandolo con calci e pugni. Dopo l'aggressione alla quale gli altri tre presenti avevano assistito passivamente, la vittima era rimasta a terra svenuta e al suo risveglio, trovandosi da solo per terra, si era recato dolorante a casa. Per le sue condizioni, i familiari avevano chiesto l'intervento di un'ambulanza che lo aveva trasportato presso l'ospedale. Presso la struttura sanitaria, il giovane è stato subito condotto in sala operatoria, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per le lesioni riportate. La vittima, dopo un primo momento di reticenza, nel corso del quale aveva raccontato di essere stato aggredito da cinque sconosciuti che gli avevano chiesto una sigaretta, ha raccontato ai poliziotti quanto accaduto realmente la notte di sabato, fornendo alcune indicazioni sull'aggressore. Di seguito all'attività informativa eseguita dai poliziotti della squadra di polizia giudiziaria, l'aggressore è stato individuato e denunciato all'autorità giudiziaria. Voltiamo pagina e parliamo adesso di politica. Nel tardo pomeriggio di oggi, con molta probabilità, si terrà il vertice di maggioranza invocato già da giorni da molti. Tra i punti di interesse c'è quello riguardante le nomine e l'allargamento della giunta. Se i posti non bastano per tutti, c'è anche chi vuole rassicurazioni sul futuro immediato. Rosario Cauchi. Il confronto chiesto ci sarà l'alleanza di Greco. Allo specchio oggi, probabilmente nel tardo pomeriggio, si terrà il vertice di maggioranza invocato da più parti. Il sindaco può contare su un blocco quasi granitico, almeno all'assise civica, ma i primi però iniziano a farsi più insistenti. Gli alleati vogliono capire quale direzione amministrativa intenda intraprendere il primo cittadino civico e i posti a disposizione non dispiacciono a nessuno. L'allargamento della giunta forse sarà tra i punti da affrontare, non sembra però l'unica priorità. Dopo aver messo insieme civici e partiti, Greco deve far quadrare il conto e non è cosa semplice. Nessuno intende mettersi da parte o cedere il passo ad altri alleati. Se i posti ovviamente non bastano per tutti, c'è anche chi vuole avere rassicurazioni sul futuro più immediato. Nessuno, salvo casi rarissimi, si esprime apertamente sull'operato dell'attuale giunta, ma non tutti gli alleati sembrano soddisfatti, anzi, non è da escludere che possa essere chiesta una rimodulazione delle deleghe, magari alleggerendo il carico di alcuni assessori, a cominciare da Grazia Robilatte e Ivan Liardi. Neanche sui possibili nuovi ingressi ci sono accordi già chiusi. I gruppi di centrodestra e fedelissimi di Greco vogliono rafforzare il loro peso e non rifiuterebbero la richiesta di qualche nome da mettere nell'urna delle scelte. Il sindaco dovrà stare attento a non perdere pezzi, anche se un trasloco di massa all'opposizione in questa fase è solo fantapolitica. Anche qualche insospettabile ha storto il naso dopo le ultime scelte. Tra le altre cose, pare non sia piaciuta la gestione del caso Gelas, con l'attacco frontale al manager Gianfranco Fidone. Qualcuno inoltre si attendeva un maggiore piglio decisionista da parte dell'avvocato. Ora li dovrebbe avere tutti intorno allo stesso tavolo e a breve qualche novità potrebbe concretizzarsi, ad iniziare dai volti degli assessori. La nuova rete ospedaliera Gela prevede già, a differenza di quella precedente targata PD, una unità dipartimentale per la senologia che è inserita nella rete delle Breast Unit attraverso il documento programmatorio da me approvato. Invece, apprendo con stupore di fantomatiche battaglie da parte di alcuni amministratori locali, fra i quali il sindaco di Gela, che si stanno prestando alla pericolosa diffusione di notizie false. Tutto ciò è semplicemente vergognoso, lo dichiara l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Ricordo, prosegue, che l'impostazione relativa all'unità dipartimentale per la senologia di Gela, fortemente voluta dal governo Musumeci, è frutto solo dell'azione di questo esecutivo regionale, quindi non occorrono battaglie, semmai verità. Chi intende adoperarsi nel vincere qualche sfida si dedichi con determinazione alle tante priorità della propria città che rientrano nelle competenze a loro riservate dalla legge. Il nuovo governo nazionale potrebbe regalare indirettamente un terzo parlamentare regionale a Gela. Se Giancarlo Cancelleri dovesse essere nominato sottosegretario ai trasporti, il suo scranno all'ARS si libererà. A prendere il suo posto potrebbe essere l'ex assessore alla giunta della giunta messinese, Chetti Damante.
Il Conte Bis, che ha già regalato alla provincia di Caltanissetta al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, originario di Milena, potrebbe nelle prossime ore aggiungere una nuova rappresentanza nissena alla squadra di governo. Giancarlo Cancelleri, attualmente vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, potrebbe essere il prossimo sottosegretario ai trasporti. Per il momento si tratterebbe solo di rumors di palazzo, voci però che si fanno sempre più insistenti, considerato che martedì a Palermo si è tenuta una riunione fiume del gruppo dei 5 Stelle all'Assemblea regionale per valutare i possibili sviluppi della nomina. Se il sottosegretariato ai trasporti di Cancelleri dovesse andare in porto, infatti, cambieranno sicuramente gli equilibri all'interno della rappresentanza grillina all'ARS. In caso di nomina al dicastero guidato da Paola De Micheli, il leader dei pentastellati siciliani dovrebbe lasciare lo scranno a Sala d'Ercole per incompatibilità, cedendo il posto a qualcuno dei non eletti. Non sono ancora chiari i criteri della scelta, ma uno dei casi in questione potrebbe riguardare direttamente l'ex assessora della giunta messinese a Gela, Chetti Damante, prima dei non eletti nel collegio di Caltanissetta, arrivata alle scorse regionali di novembre dietro al compagno di partito Nuccio Di Paola, che ha invece conquistato il seggio. Sul criterio di scelta però ci sono molti dubbi. L'unica situazione analoga si verificò nel 2008, quando Anna Finocchiaro, sconfitta da Raffaele Lombardo, si dimise subito dopo il suo insediamento a Sala d'Ercole, dimettendosi nella stessa giornata. Al suo posto fu proclamato deputato regionale Bernardo Mattarella, primo dei non eletti nelle liste del PD, e non Rita Borsellino, che era invece la prima dei non eletti nel listino del presidente. Secondo fonti interne ai grillini, non è detto che il criterio che verrà scelto sarà quello della circoscrizione provinciale. C'è al vaglio anche l'ipotesi che la scelta possa avvenire sui differenziali di voto calcolati in tutte le circoscrizioni. La Damante intanto attende buone notizie. Per lei si potrebbero spalancare le porte di Sala d'Ercole, rimaste chiuse per un soffio lo scorso novembre. Da allora l'ex assessore della prima giunta grillina, fatta fuori nel Repulisti di Capodanno dall'allora sindaco Domenico Messinese, è entrata a far parte dell'ufficio legislativo a supporto del gruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale. Adesso potrebbe raggiungere l'ex compagno di giunta Nuccio Di Paola in prima linea all'ARS, ma è ancora presto per trarre le conclusioni. I ragionamenti concreti partiranno solo all'indomani dell'eventuale nomina di Cancelleri. Nel frattempo, tra i pentastellati gelesi, le bocche restano cucite, in attesa di un segnale dall'alto. Un rogo si è sviluppato intorno alle 3 della notte. Il fuoco ha colpito un Audi usato da uno studente. L'incendio è stato appiccato in via Scarlatta, tra le strade a ridosso del lungomare Federico II di Svevia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i poliziotti della Volante. Si segue la pista dell'azione dolosa. Occupiamoci adesso di cronaca giudiziaria. Oltre 90 anni di carcere, sono pesanti le richieste formulate dai PM della DDA di Caltanissetta nei confronti dei presunti sodali di Salvatore Rinzivillo, ritenuto il nuovo boss dell'omonima famiglia di Cosa Nostra. Rosario Cauchi. Oltre 90 anni di carcere, sono pesanti le richieste formulate dai PM della DDA di Caltanissetta nei confronti dei presunti sodali di Salvatore Rinzivillo, ritenuto il nuovo boss dell'omonima famiglia di Cosa Nostra, al termine di una requisitoria a Fiume per la quale sono state necessarie diverse udienze. Dai banchi dell'accusa è stato tracciato un approfondito spaccato dei presunti affari illeciti e dei collegamenti che Rinzivillo avrebbe avuto in Italia e all'estero. Per il fratello degli ergastolani Antonio Rinzivillo e crocifisso Rinzivillo sono stati chiesti 18 anni di reclusione, 12 anni invece per il suo presunto luogotenente Ivano Martorana, attivo soprattutto in Germania, 10 anni e 8 mesi al carabiniere Marco Lazzari, 10 anni ad Aldo Pione, 8 anni per Emanuele Romano e Rosario Pione, 6 anni e 8 mesi a Gaetano Massimo Gallo, 5 anni e 8 mesi a Rolando Parigi, 5 anni e 4 mesi per l'avvocato Gian Domenico D'Ambra, Alessandro Romano e Filippo Giannino. L'unica assoluzione è stata indicata per Giuseppe Flavio Gallo. Sono stati tutti coinvolti nell'inchiesta Extra Fines Druso, che ha toccato diverse regioni della penisola ma anche l'estero. Avrebbero tutti avuto un ruolo nell'estorsione e nella gestione delle armi a disposizione della famiglia, che si stava riorganizzando puntando anche su settori economici strategici come l'ingrosso di ortofrutta e quello ittico su scala internazionale attraverso società di fiducia. Il presunto boss sarebbe riuscito ad ottenere l'accesso ad informazioni riservate attraverso i carabinieri Lazzari e Cristiano Petrone, e nell'inchiesta è finito l'avvocato D'Ambra. Altri filoni processuali partiti dalla stessa operazione vedono imputati altri presunti complici. Successivamente venne messo a segno anche il blitz Extra Fines Cleandro, che ha consentito di fare ulteriore luce sui presunti canali della droga battuti da Rinzivillo e dai suoi fiancheggiatori. Dopo le richieste formulate dai PM della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, toccherà ai legali di difesa replicare.
gli imputati hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Non aveva accettato la fine della loro relazione sentimentale per mettere in cattiva luce l'ex, avrebbe addirittura mostrato foto dei loro rapporti sessuali. La donna inoltre venne minacciata anche con una pistola, poi rivelatasi una scacciacani. L'ex fidanzato è stato condannato in via definitiva ad 8 mesi di reclusione al pagamento di una provvisionale da 10.000 euro. Fu la donna a denunciare tutto dopo aver saputo che quella foto venivano mostrate ad altri uomini che la conoscevano. In primo grado cadde l'accusa di stalking, ma l'ex venne condannato per le minacce. Il legale della vittima, l'avvocato Vittorio Giardino, come parte civile impugnò quel verdetto e in appello i giudici hanno riqualificato lo stalking nel reato di diffamazione, riconoscendo inoltre la responsabilità dell'imputato anche per le minacce e il possesso dell'arma. È stato ammesso al giudizio abbreviato il 24enne Vittorio Graziano Comes. Il giovane è accusato di essere l'incendiario del bar Belvedere. Il giudice dell'udienza preliminare allo stesso tempo ha ammesso la costituzione di parte civile del comune. Rosario Cauchi. È stato ammesso al giudizio abbreviato il 24enne Vittorio Graziano Comes. Il GUP del Tribunale ha accolto la richiesta del legale di difesa, l'avvocato Davide Limoncello. Il giovane accusato di essere l'incendiario del bar Belvedere, letteralmente distrutto dalle fiamme a pochi passi da Palazzo di Città, PM della Procura e Carabinieri arrivarono a Comes dopo aver analizzato le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza dell'attività commerciale. Sarebbe giunto nei pressi di Viale Mediterraneo a bordo di un'auto riconosciuta dagli inquirenti anche per un'immagine votiva collocata sulla carrozzeria. Allo stesso tempo il giudice dell'udienza preliminare ha ammesso la costituzione di parte civile del comune che è proprietario dell'area e del titolare dell'attività commerciale che da poco l'aveva data in gestione. Sono rappresentati dagli legali Marco Granvillano e Valentina Loporto. Negli scorsi mesi il sindaco Lucio Greco, dopo aver autorizzato la costituzione di parte civile dell'ente, ha spiegato di voler dare un segnale davanti ad un grave atto incendiario. La difesa di Comes però ha contestato le due costituzioni non ritenendole fondate anche sul presupposto delle vicende amministrative legate alla gestione dell'attività commerciale poi distrutta. Il GUP invece non ha ammesso le richieste di un altro esercente e dell'antiracket Gaetano Giordano, a loro volta pronti a costituirsi. Il giudice ha escluso la sussistenza dei requisiti necessari come sostenuto anche dalla difesa del giovane. In aula si tornerà il prossimo gennaio. Le sorti del settore commerciale nel centro storico da qualche tempo sono diventate tema arrivato in municipio. Dopo l'iniziativa del consigliere comunale Salvatore Incardona e il tavolo permanente avviato dalla Giunta, anche il gruppo consiliare di un'altra Gela chiede all'amministrazione di intraprendere una strada ben tracciata, andando incontro alle esigenze degli operatori. I consiglieri hanno depositato una mozione, puntano all'istituzione di un vero centro commerciale naturale, aprendo ai finanziamenti della Regione ma anche ad una serie di agevolazioni per gli esercenti della zona. Dato atto che l'attività prevalente svolta nel centro storico è quella commerciale, ma che anche la crisi dei consumi che sta caratterizzando questa fase storica, si legge nel testo della mozione, contribuisce a mettere in discussione la centralità del commercio urbano, sempre più esposto alla concorrenza della grande distribuzione. Secondo il gruppo consiliare di un'altra Gela, composto da Giuseppe Morselli, Pierpaolo Grisanti, Rosario Trenito e Romina Morselli, la strategia deve toccare anche altri aspetti salienti, dall'adeguamento architettonico ed edilizio e collegamenti tra attività di diverso tipo. 2 milioni di euro per il convento delle Benedettine è considerata una somma eccessiva che invece potrebbe essere destinata ad altre esigenze della città. Questo è quello che dicono sia Vincenzo Cirignotta, dirigente di Cantiere Popolare, che alcuni cittadini attivi, i quali invece spingono verso l'apertura del Museo del Mare. Federica Milano. 2 milioni di euro delle compensazioni ENI per adeguare l'ex convento delle Benedettine ad ospitare temporaneamente i resti della nave arcaica. È quanto emerso qualche giorno fa in relazione all'intesa raggiunta tra l'amministrazione comunale, l'ENI, la soprintendenza ai beni culturali e l'Università di Ginevra. Vincenzo Cirignotta, dirigente di Cantiere Popolare, però non è d'accordo e manifesta il proprio dissenso di fronte all'ingente spesa che il comune si prepara ad affrontare. Andare a utilizzare 2 milioni di euro delle compensazioni per una esposizione temporanea della nave greca nel convento, ex convento Benedettine, mi sembra un utilizzo improprio delle somme di cui al protocollo intesa del 6 novembre 2014, anche perché sappiamo tutti che
ormai la fine dei lavori per la costruzione del Museo del Mare, fortemente voluto dal compianto Sebastiano Tusa, è in direzione d'arrivo. Sarà costruito questo littorio. Ho appurato tramite gli uffici che a breve ci sarà la firma del contratto, e mi sarei aspettato invece dall'amministrazione greco, dal sindaco, di andare a Palermo, dal presidente Musumeci, che detiene la delega in questo momento, per cercare di sbloccare immediatamente questo iter. Andando a spendere 2 milioni quando Gela è una città dalle mille necessità, e quindi questi 2 milioni si possono spendere anche diversamente per altri progetti, cioè andiamo a fare un duplicato, andiamo a duplicare delle iniziative. C'è il Museo del Mare, aspettiamo la realizzazione del Museo del Mare. Sulla stessa scia anche un gruppo di cittadini attivi che, come Cirignotta, chiedono alla politica una spinta decisa per l'apertura del Museo del Mare. La politica locale dovrebbe fare solo una cosa: andare presso l'assessorato regionale al bilancio e invitare gli stessi al decreto, di spingere quindi a finanziare il decreto, in modo che il RUP dia la possibilità dell'inizio dei lavori di questo benedetto Museo del Mare, che è un museo del mare proprio strutturato e progettato per ospitare proprio la nave. Quindi non sprechiamo i 2 milioni di euro eventualmente per una cosa temporanea, ma quei soldi finanzino altri progetti utili alla città. È un finanziamento abbastanza grosso e potrebbe dare un bel respiro all'economia turistica alla città, perché sapete bene che un museo del mare è costruito di sana pianta, non è la stessa cosa fatta con una ristrutturazione di un'altra struttura. Adesso lo sport, primi arrivi in casa Amatorigia e la ufficiali, tesseramenti del forte difensore centrale Gaetano Buttiglieri, classe 85, originario di Butere, vari trascorsi con squadre del nord ed in Sicilia con Caltagirone, San Michele, Comiso, Atletico Gela. Torna a vestire il biancazzurro il portiere Cristian Incardona, classe 98, che ha iniziato a parare con il Macchitella Calcio per poi passare giovanissimo all'Acragas e poi tornare con la Juniores del Gela. Dell'ex formazione juniores arriva anche l'esterno offensivo Giuseppe Costarelli, classe 2001, che ha debuttato la scorsa stagione in Serie D con la maglia del Gela. La società di Maurizio Melfa con il direttore sportivo Maurizio Nassi ufficializzeranno nei prossimi giorni altri arrivi in dirittura d'arrivo. Il Gela Football Club invece torna all'antico, o meglio ai colori originali. È stata la stessa società di Luigi Rivecchio ad annunciare il ritorno ai colori gialloneri. Una decisione presa dopo la mancata assegnazione della prima categoria al comune di Gela. Non conosciamo, ma di certo possiamo immaginare le dinamiche che hanno portato il Comitato Regionale Sicilia a prendere tale decisione. Qualcosa di poco chiaro c'è stato, altrimenti non si spiegherebbe un girone di prima categoria monco per la mancanza di una squadra. La società ha ringraziato il comune per l'impegno, ma tornando al progetto originario che prevedeva il giallo-nero, colori che avevano deciso di cambiare, che avevamo deciso di cambiare sia per amore della tradizione recente del calcio a Gela che per rispetto del bando pubblico al quale avevamo partecipato. Nulla di tutto ciò che è avvenuto, compreso l'appoggio di una parte della tifoseria che ha preferito sostenere il progetto dell'Amatori Gela. Adesso ovviamente qualcosa andrà rimodulato, perché la seconda categoria che abbiamo ottenuto sul campo non ha le stesse caratteristiche della preventivata prima. Con lo sport si chiude anche questa edizione dell'informazione. Per tutti gli altri aggiornamenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Grazie per averci seguito.